periodo autunnale, ho deciso di riproporvi questo video anche nella versione invernale. Di che video sto parlando? Degli essenziali del periodo, i preferiti di questa stagione. Quindi vi mostrerò i preferiti make-up, i preferiti, gli accessori preferiti di questo periodo, delle bevande preferite, insomma tutto quello che sto amando in questo periodo. E niente, io vi lascio al video, vi mando un mega bacio come sempre e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao! Sicuramente il primo preferito di questa stagione sono le candele. Io sono letteralmente in fissa con le Yankee Candle. Adoro sia le jar, ma amo tantissimo anche le tarte, hanno una profumazione eccezionale. Tra tutte le candele, le profumazioni che adoro di più sono quelle dolci come Vanilla Cupcake, Christmas Cookie, insomma tutte le profumazioni a tema dolcetti, biscotti, sono in fissa con le candele dolci. Però devo dire che mi piace molto anche questa, la Soft Blanket, perché sa veramente di pulito e come avete potuto vedere l'ho quasi finita. E ovviamente come non fare una foto per Instagram? E quindi ecco, il primo preferito di questa stagione sono sicuramente le candele. Un altro preferito per quanto riguarda invece gli accessori sono le berrette, le fasce per i capelli, le cuffiette. Le utilizzo veramente tantissimo in questo periodo, specialmente per riparare le orecchie dal freddo. Ad esempio questa l'avevo presa tempo fa con il pompon, l'adoro veramente tantissimo, mi piace molto. E poi da quest'anno sono andata in fissa anche con queste fasce intrecciate per i capelli, questa è di H&M. Poi un'altra cuffia semplicissima, Total Black di H&M, questa con le orecchiette grigia di Zara. E poi un'altra che mi piace sempre molto è sempre questa, molto basic, fucsia dal colore super fluo, sempre di H&M. Insomma, durante l'inverno io veramente adoro utilizzare queste berrette, questi accessori. Poi un'altra cosa che sicuramente va nelle mie preferiti dell'inverno sono lo scrub per le labbra. In questo periodo sto utilizzando tantissimo questo di Lush, che ha il profumo di fragola ed è veramente buonissimo. Ha una profumazione fantastica e lo adoro, rende le labbra veramente molto morbide. Dopo aver applicato lo scrub, solitamente vado ad applicare questo balsamo per labbra, sempre di Lush, Seguimi, al gusto di miele. Ha una profumazione veramente molto buona, molto piacevole, e lo vado a stendere solitamente, ecco, dopo aver applicato lo scrub per le labbra. Oppure in alternativa, quando sono fuori casa, utilizzo questo balsamo, questo della EOS, al profumo di fragola ed è veramente buonissimo. Questo l'avevo acquistato a Londra ormai un anno fa e come avete potuto vedere è quasi finito. Poi passo alla tinta labbra, questa la sto letteralmente adorando, mi piace veramente tantissimo. Questa è una tinta labbra Eurosetto liquido di Wycon, nella colorazione 06, ha un effetto completamente matte una volta asciugato e mi piace tantissimo, lo sto utilizzando praticamente ogni giorno, lo adoro letteralmente. E il risultato finale, l'effetto che ha sulle labbra, è veramente fantastico. Ovviamente non poteva mancare una bevanda calda e in questo periodo sto adorando la cioccolata calda. Sono andata semplicemente a mettere un po' di latte e del cacao in polvere e poi lo vado a versare in una tazza qualsiasi ed è una bevanda che mi piace molto bere in questo periodo perché scalda veramente un sacco e poi è anche molto buona. E ultimamente sono in fissa anche con i marshmallow, mi piace aggiungere i marshmallow, qualcheduno, alla mia cioccolata calda e vi assicuro che una volta sciolti sono veramente molto molto buoni. Ed è veramente velocissima da realizzare perché basta soltanto un goccio di latte, un po' di latte e del cacao in polvere. Poi passo all'outfit. Quando sono in casa mi piace stare molto comoda, quindi solitamente utilizzo un maglioncino o comunque un pigiama molto coccoloso, molto caldo. In questo caso sto indossando questo di Oysho che ho preso con i saldi, poi questi leggings di H&M con topolino troppo troppo carini e poi delle calze, anche queste molto coccolose, molto morbide, sempre di H&M.
Questo è un tipo di outfit che mi piace indossare per stare in casa. E niente, quindi questi sono tutti i miei preferiti di questa stagione, di questo periodo. Io spero che il video vi sia piaciuto, di avervi tenuto un pochettino di compagnia. Mettete un pollice in su se questa tipologia di video vi piace. Io vi mando un grosso bacio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Ciao!